Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un manga pubblicato da Star Comics, ovvero Savage Season, che è un fumetto un po' particolare e molto molto fraintendibile, almeno nella trama. Ma prima di approfondire, le parti più squisitamente editoriali, solito brossolatino con sovracoperta, decisamente floscettino, costa 5,50€ e sarà composto in tutto da 8 volumi. Le autrici sono Mari Okada e Nao Emoto. La prima è qui al suo manga d'esordio, ma in realtà è una notissima scrittrice di anime. Ha infatti collaborato a un sacco di produzioni animate, ma veramente veramente un sacco. Da Vampire Knight a Black Butler, Aquarian Evil, insomma un sacco di roba. La seconda invece, Nao Emoto, ha già disegnato il manga Soredomo Boku Wakimi ga Suki su testi di Tinsu, 7 volumi fra 2013 e 2016, e quindi questa è la sua seconda opera ufficiale. In Giappone, come dicevamo, il manga è già concluso in 8 volumetti, è uscito dal 2016 al 2019 ed è stato serializzato sulla testata mensile Besatsu Shonen Magazine, e quindi effettivamente è uno shonen, per quanto i temi siano abbastanza sentimentali. Ma parliamone un po' appunto di questi temi. Protagoniste del manga sono 5 ragazzine liceali che frequentano il club di letteratura della loro scuola. Vuoi un po' per l'età, vuoi perché nel club leggono fondamentalmente romanzi erotici. All'interno del manga le 5 ragazze dovranno fare i conti con la sessualità. Sono adolescenti, stanno crescendo e ovviamente ci vanno a impattare. Ora, cosa ci si può aspettare da uno shonen che parla della sessualità di 5 ragazzine? Un sacco di ecchi? Un harem manga? Il solito protagonista sfigato che per qualche motivo tutte vogliono? No, per una volta no. Infatti questo manga è essenzialmente un manga di crescita, una sorta di romanzo di formazione, tra virgolette, in cui le nostre protagoniste si troveranno inevitabilmente a crescere e a dover inevitabilmente fare i conti anche con la loro sessualità. Ma prima di parlare un po' di più dei protagonisti, Cover Gallery. Eccoci qui. Quindi, dicevamo, protagonista più o meno assoluta del manga è Kazusa Onodera, una ragazza carina che sta pure nella copertina del primo volume. Ha grosso modo una cotta per il suo amico d'infanzia, Izumi, che improvvisamente, grazie all'adolescenza, è diventato un gran bel ragazzo che un po' tutte vogliono. Abbiamo poi la sua migliore amica, Momoko Sudo, una ragazzina con le trecce, fondamentalmente, passivina, un po' carina, che ancora non ho benissimo inquadrato. La terza è Nina Sugawara, che è un po' la ragazza più bella del gruppo, che non si capisce esattamente cosa faccia nel gruppo di letteratura, che viene bullizzato un po' per il tipo di lettura che fanno, un po' perché sono tutte ragazze boh. Poi Rika Sonezaki, che sembra un po' la classica ragazza otaku destinata a vivere da sola ed essere fan delle cronache dei Tre Regni, e sì, mi ricorda un po' le protagoniste di Kurage Ime, così a naso, ma probabilmente le cose andranno un po' in un'altra direzione, lo spero per lei. E ultima, Itoa Ongo, una tipetta piccolina che mira a diventare una scrittrice erotica e che quindi sembra avere una strana vita parallela online, che non ho ancora ben capito, ma probabilmente approfondiremo nei prossimi volumi. Ora, devo dire che il manga mi è piaciuto particolarmente, l'ho trovato molto tenerello, simpatico, emotivamente interessante, le protagoniste sono tutte super super cute, i disegni sono ottimi, in particolare quando l'autrice realizza i primi piani delle protagoniste. Il manga è assolutamente privo di fanservice, e chiariamolo, non lo dico perché io sia un bacchettone, è semplicemente perché il fanservice ci può stare benissimo in certe storie, ma ci sta molto male ed è molto forte in altre, e sinceramente non ho questa necessità di vedere per forza le mutandine delle protagoniste ogni volta che leggo un manga. A un certo punto anche chi se ne frega, preferisco quando ci si concentra sulla storia. Quindi, a proposito della storia, cambiamo totalmente argomento e regalo di Star Comics. In questo primo volume sono infatti incluse 5 cartoline, ve le ho già fatte vedere nel video acquisti quando ho comprato il manga, e ovviamente ogni cartolina si riferisce a una delle protagoniste. Quindi abbiamo Kazusa, Momoko, Nina, Itoa e Rika.
Quindi, che dire nel complesso del manga? Assolutamente vi consiglio di dargli un'occhiata. Se vi piacciono le storie adolescenziali, di crescita personale, non dico piccantine, però sicuramente sul romantico, almeno per ora, vi conviene assolutamente dargli un'occhiata. È una delle proposte di commedia romantica scolastica più piacevoli che ho letto ultimamente. Devo dire che mi ha colpito molto molto positivamente. Io credo continuerò a leggerlo, perché comunque questo genere di storie mi piace, i personaggi sono accattivanti, i disegni più che buoni. Ovviamente non è niente di immancabile, non è che se non ve lo leggete vi perdete chissà quale capolavoro del manga moderno, però effettivamente è carino, è divertente, può piacere sia ai ragazzi che alle ragazze in generale, non tendendo particolarmente in nessun genere predefinito a livello di target, e quindi assolutamente consigliato. Con questo direi che grosso modo è tutto, quindi ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un canale Telegram in cui vi mando una notifica ogni volta che c'è un video nuovo, un gruppo Telegram, parliamo di fumetti tutti insieme, ho una pagina Instagram e un canale su Twitch in cui faccio live tutti i giorni dal lunedì al giovedì alle 18, il venerdì alle 21 parliamo dei manga letti questa settimana, la domenica sempre alle 21 montiamo dei Gunpla, e comunque in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video.